Come facciamo a cercare la felicità in un momento come questo? Allora, il consiglio è quello di appunto organizzare la mente in un modo diverso, cioè cercare di portare il nostro cervello ad esplorare qualcosa a cui non siamo abituati. Noi siamo abituati a prevedere tutto quello che può andare male e questo periodo ci sta aiutando decisamente molto nei confronti di ciò che va male, ma non siamo abituati a considerare quello che di bello può accadere. Allora, una piccola strategia, per esempio, che io insegno ai miei coachee è quella di preparare un bel barattolo e ogni sera, prima di andare a dormire per un mese, mettere all'interno di questo barattolo un fogliettino, un post-it, un pezzo di carta, un pezzo da 20 euro, così intanto risparmiano anche dei soldi, dove scrivere tre cose per cui è grato in quel giorno. Cose semplici, anche il fatto di essersi svegliati, di avere un tetto sopra la testa, di poter accendere la luce e di avere il bagno in casa, le cose più comuni. Alla fine del mese butti il barattolo sul tavolo, apri i bigliettini uno a uno e scopri quante cose per cui puoi essere grato nella vita. Sono successe in un mese, no? Aver fatto una bella passeggiata. La seconda? Esatto. La seconda è una regola molto semplice anche questa. Quando hai un momento in cui sei in tensione e hai paura, prenditi tre respiri profondi. Quindi inspiri con il naso contando fino a 7 ed espiri con la bocca contando fino a 10. E quando hai finito, conti 1, 2, 3, 4, 5 e fai quello che devi fare. Vi sarà capitato di essere in una riunione, per esempio, e di avere qualcosa da dire, di aver paura di alzare la mano. Ecco, usate questa strategia. Contate fino a 5, alzate la mano e dite quello che volevate dire. Questo potrà cambiare la vita. Il Cioè prendere il coraggio, buttarsi, no? Perché così coraggio. tanto anche se sbagli poi impari. L'ultima, ho 3 minuti, vai. L'ultima è parlare di se stessi in terza persona. Stacchiamoci da noi. Applichiamo quello che era il concetto di Giulio Cesare. Giulio Cesare nel De Bello Callico parlava in terza persona di se stesso e Coleridge nel 1809 ha definito questa strategia l'illeismo. Se io parlo di me come se non fossi io, ma dico Barbara oggi avrebbe potuto comportarsi in un modo differente, io mi stacco da me ed entro in una realtà diversa che è molto più obiettiva, molto più razionale e in questo modo riesco a ragionare in un modo differente. Quindi è come diciamo, allontanarsi da sé, quindi guardare a sé in una maniera differente, cambiare la prospettiva. Ho Cambiare la prospettiva. 20 E poi secondi, in questo momento l'ultima cosa, vai. comprarvi questo naso rosso, come quello di Patch Adams, metterlo Sì. in quando siete arrabbiati e non potete più respirare, quindi dovete per forza sorridere. Ma in questo momento